praticamente la differenza che c'è fra la... Ma mi vuoi dare sul tovagliolino? Ma pensavo tu volessi questi briscioli. No, oh, il piatto era quello. Allora, praticamente la differenza che c'è fra un essere vivente e un altro, compresi anche gli esseri viventi piccoli, i microbi, oppure le piante, o noi umani, animali, eccetera, è che dentro di noi c'è come un libretto delle istruzioni, ma questo libretto non è un libretto che sta in una parte del tuo corpo, ma lo stesso libretto, con quelle precise informazioni, che se confronto il mio libretto col tuo, ci sono delle differenze, dei capitoli diversi, delle cose scritte diverse, è dentro ogni singola parte di tutto il nostro organismo. Praticamente c'è un libretto, no? Angelo Mazzei e un libretto Giuseppa Marsala, come un codice fiscale. Solo che è un codice fiscale lunghissimo, perché c'è scritto tutto quello che te sei dentro. Ma non è un solo libretto che te ti porti dentro di te. Questo libretto è ripetuto in ogni singola cellula del tuo. Quindi praticamente ci sono miliardi di copie di questo libretto, capito? Che se io prendo un capello tuo e un capello mio, se ce l'avessi, e vai a vedere una cellula del tuo capello e una cellula del mio capello, dentro c'è un libretto che si capisce che è Giuseppa Marsala, sei te. E nel mio capello si riconosce, perché c'è un libretto che è Angelo Mazzei, sono io. Sono due libretti. E non si capisce che sei mio figlio? Come si fa? Allora, come non si... Sì, si può capire che sono tuo figlio, perché ci sono tanti capitoli. Ah, è un altro... Che uguali, ma... I miei libretti dentro ogni mia singola cellula sono identici fra di loro, identici. È quello che si chiama il mio DNA. Ah, il DNA, ecco, sì, quello che ho sempre sentito parlare, il DNA. Il DNA. Non è scritto con 21 lettere dell'alfabeto, gli bastano 4 lettere. Sono parole di 3 lettere, questo libretto che c'è dentro ogni singola cellula nostra è fatto di parole di 3 lettere. Che cosa sarebbe con 3 lettere? E si usa un alfabeto di 4 lettere. Queste 4 lettere noi, uomini, insomma gli scienziati, le chiamano, traducendole nel nostro linguaggio, e le chiamano A, C, G e T. A, C, G e T. E T. A, C, G e T, ma dimentico subito. Allora sono l'adenina, la citosina. Citosina. Citosina, la lettera C è la citosina, la guanina e la timina. Queste 4 sono... Allora, è presente come è fatto un atomo, no? Pronto? Hai presente come hai fatto un atomo? Guarda, e poi ti interrogo. Ti interrogo domani. Come è fatto un atomo? È un nucleo, che è un puntino, e intorno, come se fosse un sole, e intorno ci girano delle cose che sono varie, tipo pianeti, satelliti, no? Che girano intorno a questo, lontani da lui, e tutto il mezzo è vuoto, no? E ci sono questi, che sono elettroni di solito. Se te prendi un nucleo, che è questo Sole, che ha un pianeta solo, un satellite solo intorno a sé, no? È un atomo di un elemento, cioè di una sostanza. Tipo il ferro è diverso dall'ossigeno, però c'è un atomo di ferro e un atomo di ossigeno. Per esempio il legno? Il legno non è un materiale, il legno è composto di vari materiali, tipo cellulose, eccetera, che a loro volta sono composti da altre sostanze che sono altre. Queste stesse adenina, citosina, guanina e timina
che sono le quattro lettere dell'alfabeto col quale siamo scritti noi, programmati, come se fossimo dei computer, sono fatte di tre soli atomi. Addirittura. Sì, non è che usano tutti gli atomi che ci sono, usano tre soli atomi. Quindi il software, no? Il programma della vita è scritto con tre atomi. Quindi sono quattro lettere, ma dipende dalla combinazione di soli tre atomi. E questi Ma tre atomi. l'atomo quante lettere contiene un atomo? No, un atomo non contiene lettere, la lettera contiene l'atomo. Questo non capisco. Un atomo non E contiene cos'è l'atomo lettere. allora? Le lettere di cui stiamo parlando, con le quali siamo scritte noi, sono fatte di atomi. Quindi un atomo non contiene la lettera, è la lettera che Che contiene l'atomo. Se bell'atomo. ascolti bene, ci arrivi. E ogni lettera, allora, facciamo un esempio, la lettera A, no? Che è questa, la vedi? A. Adenina. È fatta di, vedi quante n ci sono? 1, 2, 3, 4, 5 n e 3 h. Ok? Quindi l'adenina, la lettera A, è una molecola, cioè un composto di atomi, fatto da 5 atomi di azoto, lettera N. Ho detto la lettera N si chiama l'azoto e non la lettera A. Perché la lettera N? Perché è nitroglicerina, salnitro, nitrogeno, tutte le parole con nitro. È l'azoto, Appartengo all'azoto. l'azoto, il nitrato di potassio, il nitrito, Ma senti. non quello del cavallo. È importante ridere perché mentre ridi stai più attento. Insomma. Perché stai più attento? Perché speri di poter ridere ancora, no? Quindi è importante che un insegnante Guarda che sappia. ho 86 anni, tesoro, e sono cambiata. Ma la voglia di ridere ce l'abbiamo tutti anche a 100 anni. Sì, ma voglio dire, non registro più, ecco, le cose come... Ma te non registri mai, nessuno di noi registra Eh no, niente. ma insomma, se io per È esempio... un'illusione, non è che registriamo. Rileggiamo alcune pagine di quello che già è scritto dentro di noi. Mi ricordo poesie che avevo imparato in quinta elementare, che avevo 10 anni, sicché di 76 anni fa. Non tergiversiamo, Marsala, stai attenta. Perché la lezione non è ancora finita. Allora, la citosina, per esempio, anche essa è composta di atomi di, con la lettera Non mi ricordo. azoto, Ah, azoto. Idrogeno, azoto, idrogeno, eh? Ossigeno. ossigeno, La Allora, timina. idrogeno, azoto e E ossigeno. ossigeno. È Se difficile, te non prendi registro e più. li combini in maniera diversa, per esempio nell'adenina, hai visto? L'adenina è questa molecola qui, questo disegnino. Nell'adenina non c'è ossigeno, ci sono solo idrogeno e azoto. Nella guanina invece c'è un atomo di ossigeno, perché sono 5 atomi di azoto più 4 atomi di idrogeno legati in maniera diversa tra di loro. Cioè altre submolecole legate a un atomo di ossigeno, no? Allora, questa composizione, secondo come si mettono questi tre atomi, se si mettono uno così, uno così, uno così, formano una molecola diversa, no? È come se siamo sempre io, te e la gatta, ma io mi sposto e mi metto lì accucciato al posto della gatta, e la gatta la metto a sedere qui, siamo una cosa diversa. Però in realtà siamo sempre noi tre. Allora, cosa succede? Che tutto questi libro, il libro di ciascuno di noi, il libro della vita, dove c'è scritto tutto quello che siamo, tutto quello che siamo, e che è il DNA, no? Questo libro, e che tramite un'altra cosa che si chiama invece RNA messaggero o mRNA, E cosa significa? la fotocopia del libro. Perché te c'hai il libro dentro ogni cellula, ma quando te, per esempio, respiri, mangi,
arrivano sostanze da fuori, no? Queste sostanze da fuori, te le digerisci, eccetera. Poi alcune di queste sostanze le prendi, entrano a far parte di te. Praticamente noi siamo fatti di tutta roba che non ci appartiene, a regola. Cioè, siamo fatti di atomi e di cose che c'erano già prima di noi, che li abbiamo presi. Non è che creiamo, noi col nostro corpo creiamo degli atomi nuovi. No, noi prendiamo quelli che ci sono già sulla Terra, o dall'aria, del cielo, eccetera, e facciamo questo corpo. Con questa caratteristica che è fatto di tutte queste cellule fatte di molecole, fatte di atomi, che sono dentro di sé, hanno questo libro che è scritto con queste quattro lettere, A, C, G, T, no? L'adenina, la citosina, la guanina, la timina, ognuno c'ha il suo, l'abbiamo già detto questo, eh? Io ripeto perché so che la tua memoria te l'hai già dimenticato. Ma devi registrare invece, prova a registrare. Non è mica colpa mia. Dove ce l'hai il tasto rosso? È un tasto rosso, un cerchietto rosso. Se pigi quello, registra. E dove ce l'ho? O è un quadratino rosso. E che ne so io cos'è? Lo sento ora. È un tasto, si chiama REC. Pigi quello e registra. Memorizzi tutto quello che senti. Allora, è importante perché che cosa succede praticamente? Che qualunque cosa che venga dall'esterno, noi la metabolizziamo, no? La facciamo nostra. Nel farlo nostro, che cosa succede? Che gli dai questo libretto delle istruzioni. È come se ogni cellula che gira per il nostro organismo avesse questo libretto delle istruzioni, che è un libretto scritto istruzioni per l'uso. Marsala Giuseppa, tutte le tue cellule hanno questo libretto scritto istruzioni per l'uso, Marsala Giuseppa, che sanno come si devono comportare dentro di te. Allora, cosa succede? Che per le nuove cellule che arrivano, no? Quelle che se ne vanno, è chiaro che la vita è tutta una continua trasformazione. Se io prendo una parte, se te vai al bagno e fai la pipì, poi ad un certo punto butti via della roba che non è più tua, no? E non c'è più bisogno che abbiano un libretto delle istruzioni. Oppure se te mangi e poi dopo sta roba la devi trasformare in parte del tuo corpo, bisogna che tu gli dia questo libretto delle istruzioni, perché è come se fossero degli stranieri che arrivano, no? Hai mangiato questa torta di ceci? Le cellule dei ceci, che hanno anche un DNA dei ceci, arrivano dentro di te, arrivano nel corpo, è tutto un lavoro di digestione, è tutta un'operazione che alla fine è come se fossero degli stranieri che sbarcano su questo pianeta, no? Te sei come un pianeta, sbarcano dentro di te e uno arriva e dice, fermo lì te, tieni, questo è il libretto di istruzioni, se lo studia e sa come si deve comportare. È come se ci fosse scritta la lingua che si parla, le usanze, le leggi, tutto c'è scritto. No, per dire com'è complesso, no? La vita. Ho sempre saputo che c'è la complessità. E quindi però... niente, il discorso finì, è molto semplice. Abbiamo detto che sono quattro lettere, che per scrivere queste quattro lettere si usano soltanto tre atomi, azoto, idrogeno, ossigeno, che le quattro lettere, come abbiamo visto, sono la guanina, adenina, timina, citosina, che per comodità nella biologia computazionale, quella che chiamano, insomma, nelle scienze che studiano la genetica, vengono scritte A, G, C, T. Combinando queste quattro lettere, come le nostre lettere, si ottengono parole, no? E quindi istruzioni. Loro, gli scienziati le chiamano informazioni, no? Patrimonio genetico. Invece mi piace di più chiamarle istruzioni per l'uso. Sono le istruzioni per l'uso perché la cellula è come uno straniero che arriva, la cellula, insomma, la materia, diciamo così, come uno straniero che arriva e viene a vivere in questo nuovo mondo che è il nostro organismo, l'organismo di ogni essere vivente, e ha bisogno di tutte queste istruzioni. Quando arriva uno nuovo, te, per esempio, gli dai delle fotocopie del libro di istruzioni. Sì, perché le fotocopie si passano meglio, no? Non è che c'è sempre a disposizione una copia uguale del libro. Allora dai
delle fotocopie. Funziona così che proprio le cellule si trasmettono questo libro delle istruzioni, il DNA, attraverso l'RNA messaggero, che sarebbe una specie di, che non è proprio un essere vivente, l'RNA messaggero, è una specie di proteina che è una capsula, no? Viaggiatrice, che dentro c'ha non il libro vero, non il libro vero, ma una fotocopia del libro. Addirittura. I virus, siamo arrivati al punto. I virus cosa sono? Sono una specie di spie infiltrate che si comportano da postini, messaggeri, fattori. Cioè consegnano delle fotocopie false. Addirittura. È per questo che mettono a repentaglio la vita. Perché vanno da una cellula, gli danno queste fotocopie false e la cellula crede che siano quelle vere, dice istruzioni per l'uso, Marzano Giuseppe, istruzioni per l'uso, legge quelle e si comincia a comportare in un modo strano. Cioè quello che ci succede a noi quando ci ammaliamo, così come nel cancro, in tutte queste cose, è che le informazioni che vengono date le istruzioni per l'uso sono sbagliate. In fondo anche la morte è un'istruzione per l'uso finale, il capitolo finale, no? Che anche questa è scritta, perché noi siamo programmati per finire, per morire. Ah, beh, quello sì. Certo. Magari è scritta in un altro modo, però è scritta. C'è scritto nel libro, alla fine, fine. Quando te sei arrivato in fondo è finito il libro. E così le istruzioni per l'uso sono anche queste: morire, rinascere sotto altre forme, cioè ogni cosa, no? Sì, sì. Beh, gli atomi pensi che si rinasce, muore. Queste lettere si scompongono, questi atomi, queste cose che formano quello che siamo, le nostre cellule. Te pensa che il DNA è una cosa che è mezzo milionesimo di centimetro. Cioè un centimetro è così. Dividilo per un milione, da un milionesimo. È come un puntino. E lì dentro c'è scritto il libro. Così. E lì dentro c'è scritto il libro di chi sei. Addirittura. Bene, domani ti interrogo. Cioè, mi interroghi.